Thank you.
dei sacerdoti, concedi a questo diacono della tua Chiesa, eletto al ministero presbiterale, di perseverare nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella missione pastorale cerchi unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Roberto De Soli, di questa comunità valdocchiana. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Ancora una volta, Reverendissimo Padre, ci è dato il segno di quanto sia grande la tenerezza di Dio che attraverso circostanze solo apparentemente casuali tutto ordina verso il vero bene di ciascuno, in armonia e a vantaggio del corpo mistico che è la Chiesa. È in questo mistero salvifico che si declina anche la vita e la storia del diacono Don Roberto De Solis, che qui davanti a te e davanti a questa santa assemblea liturgica ha appena ripetuto il suo eccomi all'invito misterioso e affascinante di Dio che lo chiama ad essere operaio nella vigna e nella messe, nella quotidianità di questa umanità. Roberto è figlio di questa nobile Orgosolo, terra feconda di vocazioni sacre, che proviene da una famiglia di radicati principi cristiani, segnata dalla immatura scomparsa del papà Emanuele, che oggi ci sta guardando dal cielo. C'è un'altra figura paterna che ha avuto una fondamentale importanza nella vita di Don Roberto. Mi riferisco a Don Graziano Mutoni, tragicamente perito 20 anni fa, che da sempre costituisce per lui un modello di vita sacerdotale a cui ispirarsi. Le sofferenze dell'anima causate dalla perdita di queste persone care non hanno però fiaccato la sua forza d'animo, che lo ha aiutato ad affrontare virilmente le vicende della vita, al punto che Roberto era riuscito ad affermarsi come imprenditore nell'ambito della ristorazione. Questa situazione di sofferenza interiore e allo stesso tempo di impegno vorticoso lo ha fatto però entrare in una fase di distanza dalla fede, appresa in famiglia e in parrocchia. Restava però in lui un senso di inadeguatezza e di vuoto che ha suscitato una santa inquietudine che è stata premessa per quel cammino che lo ha portato fino a questo giorno e alla scoperta della chiamata alla sequela di Cristo nella vita del sacerdozio. In questo cammino è stato fondamentale la guida affettuosa di Vostra Eccellenza e il sostegno degli educatori del seminario diocesano di Nuoro. Il grande amore per gli ultimi e i poveri che lo caratterizza lo ha fatto avvicinare al carisma della comunità Nuovi Orizzonti, suscitando la scelta di completare la sua formazione al ministero ordinato presso la casa di formazione presbiterata Emanuele di Frosinone. Qui si è distinto per la grande generosità, lo spirito di servizio e la serietà nell'esplicare gli impegni di seminario e di studio. È un giovane profondamente umile, capace di costruire intorno a sé relazioni sane, innamorato di Cristo e della Chiesa. Grazie anche alla formazione offerta dall'Istituto Teologico Leoniano dei Nanni, dopo aver conseguito il baccellerato, attualmente sta frequentando i corsi per la licenza in Sacra Teologia, ha acquisito una solida preparazione intellettuale e pastorale, sperimentata anche nelle attività proprie della comunità Nuovi Orizzonti, nelle esperienze pastorali positivamente vissute presso la parrocchia del Sacro Cuore in Ferentino e in questa diocesi di Nuoro in diverse attività estive. In particolare, voglio sottolineare la sua particolare attenzione e il suo impegno singolare nella pastorale carceraria, nonché la sua grande capacità nell'ambito della pastorale giovanile. Ordinato diacono lo stesso 7 luglio 2018, ha esercitato lodevolmente il ministero con spirito di servizio. Pertanto, fatto certo dalle informazioni raccolte presso il popolo di Dio e secondo il giudizio di coloro che hanno curato la formazione, posso attestare che Roberto è degno di essere ordinato sacerdote. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore,
noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie. Mentre saluto tutti voi presenti, do un particolare benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Sanguinetti, che ha battezzato Roberto da viceparroco in questa parrocchia, l'ha seguito da parroco nella sua adolescenza e in questo momento vuole essergli giustamente vicino. Saluto il diacono Don Paolo, prossimo ordinato, e il seminarista Pietro, prossimo diacono, i religiosi e le religiose presenti. Saluto però particolarmente te, carissimo Roberto. Ecco, il giorno che il Signore ha fatto per te e da te, tanto amici. Ancora una volta fai esperienza di quanto sei consapevole. Fidati. Non dimenticatelo mai, fidati. E fidati sempre della provvidenza e della sua misericordia. Roberto, Paolo, Pietro sono il dono che il Signore fa in questo tempo alla sua Chiesa che è in uno, e a noi non resta che dire grazie al Signore, grazie di questo dono, di questo sguardo d'amore che ancora ci riserva. Un particolare saluto pieno di gratitudine a Don Sergio, è quello che ha parlato poco fa, per non confonderlo con altri. A Don Sergio Reale, rettore della Casa di Formazione per il Presbiterato, Casa Emanuele, della comunità Nuovi Orizzonti. Un saluto anche a Don Davide Manzatti, assistente spirituale generale dell'Opera Nuovi Orizzonti. Un saluto cordiale e grato per l'accompagnamento offerto a Roberto in quest'anno, lo rivolgo anche a Don Angelo Conti, parroco di Sant'Antonio Abate e del Sacro Cuore di Firenze. Con loro però saluto anche gli altri formatori che hanno aiutato Roberto nel suo cammino. Don Sergio mi ha ricordato qualcuno. I formatori di Frosinone, di Anani e quelli della nostra diocesi, in particolare faccio due nomi: Don Antonello Tubone, che è in Argentina, e Don Luciano Monni. E tutti gli altri però che a vario titolo sono stati al suo fianco. Penso agli amici sacerdoti, ai suoi familiari, in particolare a mamma Angela, che ogni tanto usa fare scherzi di cuore. Caro Roberto, tu lo sai, alla luce della prima lettura possiamo solo affermare l'incontro con Gesù cambia la vita. Il giovane Saulo aveva assistito alla lapidazione di Stefano e ne aveva provato la morte. Da quel momento perseguita i discepoli di Gesù, giudicandoli pericolosi e nocivi per la fede giudaica. Gesù di Nazareth sembrava fare più danni da morto che da vivo, e Saulo si sentiva chiamato a combatterlo con tutte le sue forze. Saulo, Saulo, perché mi persegui? Gesù raggiunge Saulo. Gesù ci raggiunge tutti. Roberto, Gesù ti ha raggiunto. Ci raggiunge quando meno ce lo aspettiamo. Il buon pastore trova la pecora smarrita laddove si è smarrita. Il buon pastore ci trova, ci raggiunge nel dirupo dove siamo caduti. Ci raggiunge nel nostro peccato e ci riporta l'ovile sulle sue spalle. Saulo capisce di avere a che fare con uno potente, in grado di accecarlo con quella luce improvvisa e in grado di farlo cadere a terra. Si rivolge quindi a lui con un certo timore, chiamandolo Signore. Gesù, il Signore, impartisce subito degli ordini, proprio perché è Signore. Come farà un superiore? Alzati. Ti sarà detto che cosa devi fare. Da altri ti verrà detto, mette da parte, è inutilizzabile. Il Signore
Non possiamo non essere che strumenti docili nelle sue mani. O come raccontano gli Atti degli Apostoli, quanti Filippo ubbidì a Dio e fece esattamente ciò che il Signore gli aveva comandato di fare. Pertanto Saulo subito, senza tergiversare, cambia radicalmente vita. La vita. E se la nostra vita non cambia, forse non abbiamo ancora incontrato Gesù. Cambia la vita di migliaia di persone ogni giorno, e ogni giorno queste persone soffrono e perdono la propria vita per lui. Se pensiamo allo Shiank, ce lo ricordo. Oggi a te, Roberto, ti fa dono di partecipare al sommo sacerdozio tramite il sacramento dell'orazione, perché quale collaboratore del ministero del vescovo possa aiutare la moltitudine delle genti riunita in Cristo a diventare il suo unico corpo. Così la preghiera di consacrazione che da poco fa. Il vescovo, in quella stessa preghiera, chiede al Signore: donaci questo collaboratore di cui abbiamo bisogno. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché è la parola del Vangelo di Dio. Sia insieme con noi, fedele dispensatore di giustizia. Sia unito a noi, vieni donata a noi Signore. Caro Roberto, affermando l'appello, dico a tutti voi fedeli, a tutti voi sacerdoti, senza l'unione con il tuo vescovo, chiunque esso sia, non costruisci mai chiesa. Tu diventi prete perché Cristo ti dona collaboratore al vescovo. Con lui porterai frutto, porterà frutto il Vangelo che proclamerai. Con lui potrai dispensare i misteri divini, celebrare l'Eucaristia e rimettere i peccati. Con lui potrai implorare la sua misericordia per il popolo che ti viene affidato. Senza questo, o peggio ancora, contro il vescovo, non solo non potrai mai fare la sua chiesa, ma illudendo te stesso e gli stessi fedeli, distruggerai la chiesa per la quale il Cristo, unico sacerdote, ha offerto e dato se stesso. Giovedì Santo, alla messa crismale, quando abbiamo benedetto il Sacro Cristo, l'Evangelista San Luca al posto invoca Gesù, al cui unico sacerdozio tu parteciperai in modo stretto per la consacrazione che stai per ricevere, le espressioni di Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare i poveri della croce. Quello che più ti potrà causare sofferenza sarà però l'incomprensione, l'indifferenza, forse anche la avversità di chi invece dovrebbe e potrebbe sostenerti. Tu stai sempre con il tuo vescovo. Disdegna, ignora, snoma, allontana da te ogni mormorazione, ogni maldicenza. Sii sempre più uomo eucaristico, che ogni giorno dice: ti ringrazio e ti benedico, Signore, presente negli ultimi e nei piccoli. Tu mi hai seduto e io da te mi sono lasciato sedurre, mio Signore e mio Dio. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo suo figlio, che ha voluto chiamare all'ordine del proprio. Santifica Dio per noi.
ascolta, o Padre, la nostra preghiera. E fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questo tuo Figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della divinità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questo collaboratore di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questo tuo figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti ad una integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione e con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccati e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che fai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo.
ora rinnoviamo la nostra fede e lo facciamo ricordando il nostro battesimo che ci ha resi tutti popolo santo, stirpe legale, sacerdozio santo. Vi chiedo in nome della Chiesa, credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Amen. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. E con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo figlio e rendono testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi cantiamo con esultanza l'inno della tua gloria. Thank you.
ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e semprevergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo e santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per il nostro fratello Roberto, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degna di accettarla a nostro favore il sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre il suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore,
e avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme. Thank you.
che abbiamo offerto e ricevuto, santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli in piena comunione con te collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Solo una parola di affetto, di vicinanza in questo giorno che per Roberto davvero segna una svolta fondamentale nella sua vita. Ed è anche una parola di lode al Signore per tutte le grazie che mi ha dato di vivere e di condividere in questa comunità. Ormai comincio a perdere il conto di tutti i sacerdoti che da quando io sono arrivato qui come viceparroco, poi da parroco e fino ad oggi, ecco, il numero di sacerdoti è davvero notevole. E quindi lode al Signore perché davvero questa comunità all'esterno forse non conosciuta nella sua realtà e nel suo spirito profondo, perché con tutti i suoi travagli nella storia, però è una comunità che si è sempre saputa mantenere salda e solida ai principi del Vangelo. E le tante vocazioni sacerdotali che qui sono nate segnano davvero che qui c'è un terreno fertile ad accogliere la chiamata del Signore. Tu, Roberto, sei uno dei tanti, molti ti hanno preceduto, altri ti seguiranno, stanno seguendo le orme di Cristo e stanno seguendo la chiamata del Signore. Ecco, con te c'è poi questo legame, il battesimo che ti ho amministrato quando ancora ero giovane sacerdote, e mi rendo conto, io ricordo anche il matrimonio di Angela ed Emanuele, e questo mi dice che davvero sono giovane, però insomma il Signore davvero ha benedetto questi miei anni, quindi ti ho seguito nei primi anni, negli anni giovanili, e poi quando sono tornato da parroco, e poi ci siamo ritrovati, io vescovo di Tempio Ampurias e tu giovane imprenditore ad Olbia, e tu sai davvero che cosa abbiamo vissuto insieme in quegli anni, e io ti ricordo e ti sono molto grato perché tu mi hai dato in alcuni momenti una grande mano e hai svolto un grande servizio, io direi per la Chiesa, e di questo ti sono molto grato. E poi il tuo cammino ha proseguito fino al giorno di oggi. Cosa dire? Ti auguro tutto il bene possibile, ti auguro ogni benedizione del Signore, ecco, perché il tuo ministero possa essere un ministero di santità per te e di santificazione per tutti coloro che il Signore ti affiderà nel tuo ministero. Auguri, il Signore ti benedica. A nome della comunità Nuovi Orizzonti, in modo molto semplice, però devo dire emozionato da questa celebrazione che è stata veramente molto forte, penso, per tutti. E forti saluti anche da parte di Chiara Mirante, la fondatrice della comunità, che per la salute non è riuscita a venire, ma mi ha calorosamente chiesto di portare i saluti ai vescovi, al presbiterio, a tutta la comunità locale, e un grande abbraccio a Roberto. E semplicemente insieme agli altri sacerdoti della comunità, ci sono anche fratelli e sorelle in assemblea, ti vogliamo augurare di essere sempre testimone dell'amore di Dio, della sua gioia, ricordandoti in modo speciale dei piccoli, dei poveri, di coloro che ancora non hanno incontrato l'amore di Dio. E auguri di cuore. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito, perché tu possa adempiere generosamente la tua missione di presbitero. Amen. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della sua verità e del suo amore e fedele ministro della riconciliazione. Amen. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen.
e su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Don Roberto e la famiglia volete invitarci qua nella piazza comune per ricevere gli auguri per un momento conviviale.
mia stessa vena, potente.